Buona domenica. Il Vangelo della quinta domenica di Quaresima ci presenta l'ultimo segno che Gesù compie prima dell'ingresso a Gerusalemme, dove avverrà la sua Pasqua. La risurrezione di Lazzaro non solo anticipa e rimanda alla risurrezione di Cristo, ma vuole essere la tappa finale di un cammino di rivelazione sulla figura di Gesù che l'Evangelista Giovanni ha voluto tracciare nei primi 11 capitoli del suo racconto. Il mistero di Cristo viene annunciato nella sua completezza proprio nel mistero della morte e risurrezione, nel fatto che Gesù è la risurrezione e la vita. Gesù è Dio che mantiene le sue promesse, come anticipato nella prima lettura di questa domenica, dove leggiamo dal profeta Ezechiele, dice il Signore Dio, riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri. La fede nella risurrezione non è solo il culmine dei segni rivelativi di Gesù, ma è anche la radice più profonda della fede cristiana, come afferma San Paolo nella seconda lettura di questa domenica. Colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Giunti ormai al termine del tempo quaresimale, siamo invitati ad aderire pienamente a Cristo e a riconoscerlo non solo come un Maestro, ma come Dio che dona la vita eterna. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». All'udire questo Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea». I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti, e tu ci vai di nuovo?» Gesù rispose: «Non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Ma se cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui». Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se si è addormentato, si salverà». Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Ma andiamo da lui». Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te lo concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella resurrezione dell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo?»
gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il Maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò e subito andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi, dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?» Gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: «Guarda come lo amava». Ma alcuni di loro dissero: «Lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse?» Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: «Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credono che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì, i piedi e le mani legate con le bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare». Molti giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Devo ammettere che per me non è facile commentare questo brano di Vangelo. 2 anni fa è morto mio caro amico e quella vicenda mi ha ricordato proprio questo brano del Vangelo di Giovanni. Anche Gesù ha pianto per la morte del suo amico. Credo che al di là degli studi esegetici, il Vangelo ti parla proprio quando lo vivi. Gesù è consapevole che l'amico Lazzaro muore, ma dimostra una fede certa verso il Padre, grazie al quale egli può ridonare la vita a Lazzaro. Credo che quest'ultimo segno del Vangelo di Giovanni intrecci allora due temi fondamentali, due facce della stessa medaglia dell'annuncio evangelico: la risurrezione e la fede. Perché in fondo il cuore del cristianesimo è proprio la fede nella risurrezione. Gli stessi Vangeli, a ben vedere, sono stati scritti alla luce del Cristo risorto. Un aspetto che sempre mi stupisce è che Gesù, certo, riporta in vita Lazzaro, ma di fatto lo rianima. La risurrezione di Lazzaro anticipa quella di Gesù, ma non è la stessa esperienza di Gesù. Gesù risorge per la vita eterna, il suo corpo è glorificato e trasfigurato, Lazzaro ritorna in vita, ma è destinato a morire una seconda volta. Mi colpisce che Gesù lascia che il suo amico muoia due volte. Gesù riporta in vita Lazzaro, ma non lo rende immortale.
cosa significa allora la risurrezione di Lazzaro, o meglio la sua rianimazione? Sembra quasi mostrare un Dio cinico che gioca con la vita e con la morte dell'uomo. Che significa Lazzaro? Che Gesù è la risurrezione, è la vita eterna. Questo è il cuore della fede cristiana. Come a dire, puoi morire 100 volte, ma Dio è sempre disposto a riportarti in vita. Perché ciò che Dio crea non vuole che vada distrutto. Questo è il mistero della misericordia di Dio. Il dolore verso la fine dell'esistenza terrena si apre allora alla possibilità di vita eterna che Gesù è venuto a confermare. Allora bisogna credere che Gesù è la risurrezione e la vita. Il dialogo di Gesù con Marta è un dialogo che dobbiamo fare nostro. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi tu questo? Credo che qui si giochi la vera fede. Fede difficile da vivere proprio perché è difficile da credere. Marta stessa e anche noi facciamo fatica ad ammettere che la risurrezione possa essere un fatto presente e rimandiamo ad una indefinita fine dei tempi per parlare della risurrezione. La realtà che ci rivela il Vangelo è ben altra. Il Vangelo ci rivela che è Cristo la risurrezione, per cui anche i defunti già vivono in Cristo. La realtà è che in Cristo nessuna morte è definitiva. La morte che è il peccato, le sconfitte della vita, le cadute, tutto può essere rinnovato in Cristo. Tutto può tornare alla vita. Ecco che allora il dolore causato dalla morte si apre alla fiducia nel Padre. Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Allora, quella fede che ci insegna Gesù deve essere anche la nostra fede. Il cammino di Quaresima che abbiamo vissuto spero ci abbia portato ad una fede matura, la fede nella risurrezione e nella vita eterna. Il discepolo di Gesù è chiamato a non dubitare nemmeno di fronte alla morte, che è l'ultimo e più grande scoglio della fede. Il Vangelo ci chiede di non disperarci per le cose di questo mondo che sono destinate a passare, ma a guardare con fede a Cristo, che assume su di sé la nostra natura mortale e la eleva alla sua natura divina, anche perché lo sappiamo, da questa vita non ne usciremo vivi. L'unico rimedio nei confronti di una cultura sempre più materialista e nichilista è Gesù Cristo, e questo dobbiamo ribadirlo, per essere anche noi segno e testimonianza nel mondo. La nostra esistenza è nelle mani di Dio che ci ha creati e l'opera di Dio non può essere cancellata. La Pasqua allora dice la verità sul Figlio di Dio, ma anche sull'umanità intera. Il percorso di Quaresima è stato quindi un andare sempre più in profondità nella nostra fede, un fare sempre più nostro il dono del battesimo e vivere da veri figli di Dio. Un cammino che ci chiede di credere in Gesù fino in fondo, di credere in Gesù fino alla fine.